Salve a tutti, io sono Smail e benvenuti in questo nuovissimo video. Nel video precedente è stato Axel a parlare dell'insistenza e di quando quest'ultima può essere considerata un bene. Ma adesso io vi parlerò di quando l'insistenza può essere considerata invece un male. Dunque, l'insistenza positiva, ecco, di cui parlava Axel, era un'insistenza basata più che altro sulla vita in generale, sul fatto di non arrendersi mai, sul fatto che davanti a tutte le difficoltà della vita, in un modo o nell'altro, insistendo sulle cose, si riuscirà a ottenere qualcosa. Ma diciamo che è un incipit invece, quello di sbagliare, perdere, che invece ci porta a cercare di non sbagliare più, a cercare di migliorarci. Quindi adesso l'insistenza, quella là negativa, di cui adesso io parlerò, è quella che ha a che fare con le persone, no? Le persone che magari tra di loro, no? Tra una persona e un'altra persona, o tra una persona e più persone e viceversa, eccetera, eccetera. C'è questa, diciamo, insistenza magari sul chiedere qualche cosa, sull'essere troppo invadente, ma comunque adesso ci arriviamo. Intanto diciamo che le persone insistenti sono ormai dappertutto. A volte fanno parte della nostra famiglia, altre magari invece sono persone che si trovano nel nostro ambiente di lavoro, magari c'è chi ha queste persone insistenti a scuola, comunque nella vita di tutti i giorni. E una cosa che purtroppo è inevitabile è quella che in un modo o nell'altro, che noi lo vogliamo oppure no, ce la dobbiamo sorbire. E non è una cosa facile delle volte. Sì, perché purtroppo capita che delle volte queste persone non riescono a capire quando è il momento di porsi un limite, quando è il momento di fermarsi. Loro vanno per la loro strada e basta, senza se, senza ma. Cioè, da parte loro ci arriveranno sempre domande, magari consigli che lì per lì non ci servono, o qualsiasi altra cosa. E questo, diciamo che rende lo stare con queste persone insistenti abbastanza pesante alla lunga. Ma la domanda da chiedersi è: come mai certe persone sono così insistenti? Bene, per rispondere a questa domanda cercherei un attimo di farmi aiutare grazie alla spiegazione di Laura Rivolta, psicoterapeuta di Milano. Ebbene, diciamo che ci sono fondamentalmente tre tipologie di persone insistenti. La prima categoria ha a che fare con quelle persone che sono incapaci di vedere l'altro. Cioè, queste persone sono talmente concentrate su loro stesse da non riuscire a percepire, a captare l'insofferenza che il loro atteggiamento pressante provoca negli altri. Poi, come seconda tipologia, invece, ci sono le persone bisognose di autoaffermarsi, ovvero quelle che nella loro vita, magari anche nel loro contesto familiare, sono delle persone invisibili, che qualsiasi cosa facciano non riescono a farsi sentire, non riescono a trovare un riscontro. In sostanza, nel loro habitat, sono le prime persone a ricevere di continuo indicazioni e consigli da parte di altri. Ed è per questo che quando poi si devono rapportare con persone esterne, alla propria cerchia familiare, ai propri amici, eccetera, tentano di darsi un tono e quindi di ricoprire il ruolo inverso, cioè si mettono nei panni delle persone che danno consigli in pratica. Come terza ed ultima tipologia di persone ci sono quelle che non hanno chiaro il concetto del limite e della privacy e che quindi non sanno proprio cosa sia il rispetto verso l'altro. Ma una persona esistente dentro di sé lo capisce o no di risultare seccante? Beh, diciamo che non è proprio così, ed è questo essere un tasto dolente. Oltre alle varie ragioni che possono portare una persona ad essere pressante, dobbiamo sempre tenere presente che tanta insistenza non fa altro che provocare del disagio. Spesso le persone insistenti possono esserlo perché hanno molte difficoltà, che siano difficoltà personali e quindi faticano a percepire i propri eccessi, no? Oltretutto, ad ostacolare queste persone è anche l'incapacità di riconoscere e gestire le proprie criticità personali, il che non è semplice. Loro, ancora prima di poter riflettere su come relazionarsi con gli altri, c'è questo ostacolo che appunto è l'incapacità di riconoscere e gestire le proprie criticità personali. Dunque, come ci dovremmo regolare noi con le persone insistenti? Ebbene, diciamo che questo articolo, dal quale sto prendendo spunto per, diciamo, dirvi tutte queste cose, qua suggerisce di giocare d'astuzia addirittura. Bisognerebbe provare a prevenire proprio già alla base certe dinamiche. Diciamo che non esistono strategia o modi di prevenire una persona o più persone insistenti. Ovviamente converrebbe sperimentarne diverse, cercando di adattarle alle singole situazioni e anche in base al proprio stato d'animo. Insomma, sicuramente uno degli approcci più efficaci può essere quello di avere un atteggiamento per quanto possibile flessibile e verificare, a seconda dei casi, quale può essere la strategia che potrebbe portare i risultati migliori. Quindi, in generale, quali strategie possiamo sperimentare
o comunque alternare con le persone esistenti. Ebbene, questo sito, da cui sto leggendo tutto ciò, questo articolo, ci ha dato ben 10 foto con annesse dei titoli, diciamo, dei sottotitoli, in cui ci viene spiegato un pochino come comportarci. Intanto, il primo suggerimento, quindi sono 10 suggerimenti, il primo suggerimento ci dice di non intraprendere battaglie, quindi non dobbiamo mai dire a una persona insistente che il suo atteggiamento ci irrita. In pratica sarebbe come darsi la zappa sui piedi. Certe persone non capiscono e non capiranno mai che il loro modo di fare è urticante. Perciò tanto vale escludere a monte qualsiasi discorso esplicito. Peraltro, una persona insistente, se ripresa, tra virgolette, ecco, tenderà a replicare a oltranza. Insomma, discutere con certe persone è solo e soltanto una perdita di tempo e di energie. Adesso passiamo al secondo suggerimento, ovvero tacere sulle questioni critiche. Mai dimostrare a una persona insistente che non sappiamo che pesci prendere. Perché? Spiega proprio la psicoterapeuta Laura Rivolta, la nostra confusione può attirare e alimentare la loro ingerenza e i loro modi pressanti. Il consiglio quindi è quello di evitare il più possibile tutti quegli argomenti in grado di far pensare al nostro interlocutore che abbiamo bisogno di ricevere indicazioni e suggerimenti. Beh, in effetti non ha tutti i torti, eh? Terzo suggerimento su 10. Aggrapparsi a delle cosiddette situazioni salvagente. Oh, trovare appigli per allontanarsi, farsi trascinare via o cambiare discorso. Ecco cosa può salvarci dall'insistenza di certe persone. Siamo in ufficio, strizziamo l'occhio alla collega amica, suggerisce Laura Rivolta, e facciamoci invitare a prendere un caffè. Siamo a casa, allontaniamoci con la scusa di dover fare una telefonata. Siamo al telefono, inventiamoci che dobbiamo scolare la pasta. Insomma, basta un pizzico di fantasia. Ah, guardate un po' fino a che punto si può arrivare. E adesso ecco il quarto suggerimento. Sgonfiare il peso dei pareri non richiesti. Certe persone non solo danno in continuazione pareri non richiesti, pretendono pure di essere ascoltate. Come regolarsi in questi casi? Suggerisco di farsi scivolare tutto addosso, aiutandosi con una considerazione. Se abbiamo ricevuto un suggerimento su qualcosa su cui sappiamo già come procedere, che importanza mai potrà avere per noi quell'intervento, peraltro non richiesto? Quinto suggerimento, io penso che questo, prima ancora di leggerlo, di dirvelo, penso che sia molto importante, ma anche nella vita in generale, non solo con le persone insistenti, ma per qualsiasi cosa ci capiti, mantenere la calma. Le persone insistenti sono irritanti, ok, tuttavia, di fronte ai loro modi pressanti, conviene fare uno sforzo ed evitare sia di adirarsi, sia di restare paralizzati dal nervoso. È fondamentale mantenere la calma, ricorda Laura Rivolta, psicoterapeuta, perché soltanto così potremo avere la lucidità necessaria per capire che tipo di approccio avere. Ed ecco il sesto suggerimento, fornire poco tempo per pressare. Meno parlano, meno possono infastidire. Per non soccombere con le persone insistenti, bisogna fare in modo di fornire loro il minor tempo possibile per parlare. Perciò, conclude Laura Rivolta, all'occorrenza la strategia vincente è tagliare corto. Settimo suggerimento. Usare fermezza. Non sempre basta tagliare corto. A volte le persone insistenti continuano a pressare ed ad andare avanti per la loro strada. In quei casi, come regolarsi? Usando fermezza. In pratica, spiega sempre Laura Rivolta, dobbiamo trovare la chiave gentile per mettere un punto a quello che diciamo. Per esempio, potremmo dire, ok, ora però ti chiederei di cambiare discorso. E subito dopo, cioè senza neanche dare loro il tempo per replicare, questa astuzia, ringraziarle per la loro capacità di rispettare la nostra volontà. Quindi in pratica dobbiamo essere decisi, fondamentalmente. Ci vuole decisione, fermezza. Siamo sul podio, ecco l'ottavo suggerimento, considerare i tuttologi sotto una luce diversa. Certe persone si sentono autorizzate a illuminarci con la loro sapienza e a insistere nel dirci cosa dovremmo fare su qualsiasi argomento dello scibile umano. Come regolarsi con loro? Non dando peso a quello che dicono, suggerisce la psicoterapeuta, ma anche ricordando che dietro chi vuole sempre essere ascoltato c'è probabilmente una persona che si sente ignorata nel suo mondo. Perciò, a conti fatti, c'è davvero da prendersela. 9. Condividere il proprio disagio. Capire come neutralizzare l'insistenza di certe persone va bene, ma c'è anche un'altra cosa che dovremmo fare per il nostro benessere, aggiunge la psicoterapeuta. Condividere con qualcuno il disagio che queste persone ci procurano e non farlo rimanere dentro di noi. In più, grazie al confronto con amici o familiari, potremmo ricevere indicazioni utili oppure guardare certe dinamiche da altri punti di vista e magari trovarle un po' meno spinose. E beh, insomma, ma adesso arriviamo all'ultimo suggerimento. L'ultimo suggerimento ha a che fare con l'ironia, che tra l'altro abbiamo già fatto un video dove parlavamo dell'ironia, dell'autoironia, anzi, se non l'avete visto vi invitiamo a guardarlo. Quindi, disarmare con l'ironia. Un ultimo modo per bloccare le persone insistenti? L'ironia. Fare la battuta giusta al momento giusto, osserva Laura Rivolta.
È un ottimo modo per disarmare un interlocutore pressante. Il problema, aggiunge l'esperta, è che quando qualcuno ci manda in cortocircuito non è semplice trovare le parole e i toni necessari per fare una battuta come si deve. Le battute fatte con i denti o toni acidi no, non vanno bene. Però di certo allenarsi in tal senso può garantire buoni risultati. E insomma, che dire gente? Devo dire che questi 10 suggerimenti di questa psicoterapeuta sono molto interessanti, che sicuramente se ce li impariamo a memoria quasi potrebbero tornarci utili, o magari anche non a memoria, basterebbe uno studio accurato di questi suggerimenti e chissà. Dunque, cosa posso dirvi io in merito? Io dico che l'insistenza, se usata in positivo, quindi appunto per come ne ha parlato Axel, per come ci ha spiegato che comunque appunto se noi riusciamo a insistere nella vita in generale, quando abbiamo delle difficoltà, quando ecco invece di arrenderci noi dobbiamo insistere eccetera eccetera, là è più che ben accetta l'insistenza. Ma quando dobbiamo avere a che fare con le persone, un consiglio che posso darvi se possibile è quello di appunto non insistere mai, cioè basta le cose dirle una volta sola, poi sta alle persone in questione ecco anche avere il buon senso di magari rispondervi. E niente, più di questo non credo di aggiungere. Mi raccomando, cerchiamo di essere persone sempre migliori, dobbiamo migliorarci di giorno in giorno. Dunque gente, il video penso che possa terminare qui. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, attivate la campanellina delle notifiche e rimanete sintonizzati per non perdervi nuovi video. E ricordate che per la qualsiasi cosa, se volete scriverci nei commenti, suggerirci qualche cosa da fare, qualche video da fare, qualche argomento, qualche tematica, eccetera, eccetera, siete tranquillamente liberi di farlo. E vi ricordiamo che abbiamo anche il profilo Instagram apposta per la qualunque cosa. Se avete qualcosa da dire in privato, noi siamo sempre pronti lì ad ascoltarvi, a essere disponibili per voi. Se poi volete addirittura dirci qualche vostro problema con dei vocali piuttosto che in modo scritto, va bene anche. Siamo pronti ad ascoltarvi. Per cui da Smele è tutto e ciao a tutti.